Ombre sulle analisi Copersalento, l'assennato furioso decapita Arpa Lecce. Da qualche settimana Roberto Bucci è stato destituito da direttore per la provincia di Lecce dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il direttore regionale Giorgio Assennato non dà spiegazioni ufficiali, ma ufficiosamente fa sapere che la rottura con Bucci si è consumata sulla Copersalento e soprattutto sulle analisi che intorno all'impianto di maglie l'ARPA ha condotto per verificare l'eventuale contaminazione dei terreni. Contaminazione comprovata su un suolo dove la concentrazione di diossina è risultata superiore ai 100 nanogrammi per metro cubo. Era la pistola fumante, la prova della responsabilità del coinceneritore che da tempo i vertici regionali dell'ARPA aspettavano. Peccato però che, dopo aver effettuato quel campionamento nel gennaio scorso, l'ARPA Lecce ne effettua un altro nel luglio scorso, su richiesta della ASL, sempre sullo stesso terreno. E qui i risultati cambiano radicalmente. Non c'è contaminazione, la diossina è sotto le soglie di legge. Com'è possibile? È semplice. I primi rilievi furono fatti sulla superficie del terreno, i secondi ad una profondità di circa mezzo metro. Cosa cambia? Che la diossina, di regola, non è dilavabile, cioè non penetra in profondità. Quindi, se la cerchi dove non può esserci, non la troverai. Niente pistola fumante, insomma. Così Assennato fa due cose. Scrive una lettera nella quale attesta che i secondi rilievi, quelli fatti in profondità, sono sbagliati. E poi destituisce dal vertice di Arpa Lecce l'uomo che li ha ordinati, l'ingegner Roberto Bucci. Niente dichiarazioni ufficiali, ma in privato il direttore Arpa spiega che la causa è rappresentata dalle analisi Copersalento. Quelle stesse analisi che ora vengono utilizzate dall'azienda per valorare la propria tesi, ovvero che lo stabilimento non è il responsabile dell'inquinamento nel Magliese, anche nel giudizio di fronte al TAR, nel quale la Copersalento si oppone all'atto con il quale la provincia di Lecce ordina la caratterizzazione e l'eventuale bonifica del suolo inquinato. E cosa significhi per la Copersalento avere in mano quelle seconde analisi, quelle che per Assennato sono sbagliate, lo spiega involontariamente in questo fuori onda il dirigente provinciale che firmò la diffida. La Copersalento ha fatto ricorso. Perché io ho fatto un provvedimento sulla base di quello che l'ARPA mi ha detto. Ha detto, guarda, che lì c'è un sovraccarico. E io ho fatto quello che ho fatto. Certo. Ho detto alla Copersalento, tu devi rimuovere, devi bonificare. Poi la Copersalento ci ha fatto ricorso a noi e a loro. Quindi è chiaro che rileva invece così come sono stati fatti i campioni, no? Perché adesso davanti al giudice ci dobbiamo difendere noi. Non è che c'è una pastella. Che domande mi fai? Cioè, non lo so, spero di no, penso di no, spero di no. Io credo più che sia una questione di preparazione. Che comunque è più grave ancora, cioè di leggerezza, che dal mio punto di vista, voglio dire, non dico più grave, ma è altrettanto grave. L'udienza di fronte al TAR per ora è stata rimandata. Proprio l'ARPA ha richiesto altri 15 giorni di tempo per portare nuovi elementi all'attenzione dei giudici, che devono esprimersi sul ricorso della Copersalento, assistita dall'avvocato Luciano Ancora, contro province ARPA sostenute dal comune di Maglie. Per ora tutto rinviato, insomma, mentre una battuta già circola tra gli addetti ai lavori. La prima vittima certa della Copersalento ha un nome e cognome, quello del direttore dell'ARPA Lecce. Che si chiama vento direzionale, ma non mi ricordo. Come si chiama?